Poco X3 Pro è dotato di una batteria da 5160 mAh e in dotazione nella confezione è presente anche un alimentatore super veloce da 33 W. Quanto tempo impiega per ricaricare la batteria completamente? Benvenuti amici pantalenius.com a questo nuovo video. Oggi vedremo i tempi di ricarica di Poco X3 Pro, dispositivo economico che io ho acquistato in offerta a 199 €. Purtroppo adesso non c'è più questa offerta, costa 2,49 €. Ma a prescindere dal prezzo, che è comunque un ottimo prezzo viste le caratteristiche, oggi andremo a vedere i tempi di ricarica della batteria da 5160 mAh. Nella confezione è presente un alimentatore da 33 W che Xiaomi afferma dovrebbe ricaricare in una sola ora una batteria da tale capacità. I tempi ovviamente sono diminuiti molto della ricarica delle batterie grazie all'alimentatore super veloce, anche grazie al software che gestisce la ricarica. Però diciamo, non credo che avremo i tempi allucinanti, assurdi e incredibili di OnePlus 9 Pro che si è ricaricato in soli 30 minuti, 35 minuti, però può darsi che effettivamente Xiaomi abbia ragione, abbia le sue ragioni ad affermare che impiega una sola ora per una ricarica completa. Ovviamente non resta che andare a verificare se è effettivamente così. Scopriamolo. Dunque, mettiamo in carica il dispositivo e facciamo partire il cronometro. Come vedete, il dispositivo Poco X3 Pro è completamente scarico, l'ho fatto scaricare completamente fino allo 0% per avere proprio un test precisissimo. Quindi andiamo, attendiamo quindi che effettui la ricarica completa la batteria, ripeto, da 5160 mAh, è una capacità molto importante, molto grande, che comunque potrebbe richiedere un bel po' di tempo. Attendiamo, ovviamente vi farò sapere a vari step i progressi della percentuale. Dunque, dopo i primi 30 minuti di carica, ricordo che Xiaomi afferma che in mezz'ora il dispositivo si carica al 59%, e devo dire che effettivamente, anche se purtroppo mi rendo conto che dallo schermo non si riesca a vedere, vi assicuro che effettivamente è arrivata al 59% di carica. Esattamente come dichiarato, tutti possono leggere sul sito di Xiaomi, nella pagina dedicata al dispositivo Poco X3 Pro. Dopo 40 minuti la carica è giunta al 77% e dopo 50 minuti è arrivata al 92%, credo si riesca a intravedere la percentuale della batteria. Devo dire che i tempi comunque sono davvero ottimi perché ricordo stiamo parlando di una batteria comunque che ha una capacità importante, cioè oltre 5000 mAh. Dopo 59 minuti, come afferma Xiaomi, dopo 59 minuti la batteria arriva e carica, in realtà non è così, è al 98%. Vabbè, diciamo praticamente ormai ci siamo, manca davvero pochissimo a scoprire la capacità di ricarica dell'alimentatore del Poco X3 Pro in 60 minuti è arrivata al 99% e la carica completa in appena un'ora e un minuto. Ovviamente si tratta di tempi molto molto buoni per un dispositivo che ricorda costa a prezzo di 249 €. Bene amici di pantalenius.com, anche con questo è tutto. Come al solito vi invito a mettere like al video, a condividerlo, iscrivervi al canale e a iscrivervi anche agli altri social. Come al solito vi invito anche a visitare pantalenius.com. Ciao da Gianni Fiorebre e dal Poco X3 Pro, almeno per il momento, in attesa della recensione. Ciao!